Di allora, dietro non sono capace. Sentiamo qua. Grazie, ci accomodiamo da questa parte. Perfetto, volentieri. Attenzione. Che bello stare qua, mi piace molto. Ti piace? Sì, moltissimo. Hai molto. Visto? Com'è tu sei così basso? Perché pesi tanto. E sei sceso. Cioè in un secondo erano uguali gli sgabelli, ti sono così. Vabbè. Mi piace la tua dolcezza e l'eleganza con quale bella. No, no, e ci mancherebbe. Mi hai fatto sentire un ciccione magro. La sincerità paga sempre, vero? Assolutamente. Okay. Incomincio a pagare. Allora, signore e signori, Ora Borselli. Bene, e fin qui a copione. Ho alcune domande da farti. Mm-hmm. Tu che sei stata la protagonista del musical La Febbre del Sabato Sera, mi giudichi un bravo ballerino? Dal momento che io dico che la sincerità paga sempre, devo dirti la verità. Sì. Perché uno dice, viene qui ospite, insomma, dovrebbe sempre dire tutto bello, tutto bravo. No, per nulla. No. No. Dovrei... No. Scusate, non ce l'abbiamo un'altra. No, guarda, sei bravissimo a fare tantissime altre cose, ma tante davvero. Ho capito, non ce l'abbiamo un'altra, no. Un'altra prima donna, non ce l'abbiamo dietro le quinte. No, vabbè. Fai un po' tipo Roncato in questa edizione di Ballando, un pochino, finito subito, no? Due puntate no, via. No, no. Ovviamente lei è la prima, sei la prima vincitrice. Sì, la di prima. Di Ballando con le stelle, signori, lei è la prima vincitrice, facciamo un applauso. Certo. Dopo di lei ce ne sono state tantissime, ma la prima non si dimentica. L'edizione sì, storica. Allora, noi sappiamo che tu hai cominciato come modella, giusto? Sì. Io ho fatto diversi provini come modello, ma non mi hanno mai preso. Come mai, secondo ma te? Ma guarda un po', a volte si dice il caso. Cioè, secondo erano me... già pieni, che no, dici? No, è raccomandazione, perché là devi essere raccomandata per fare il modello. Forse chi mi ha raccomandata a me era un pochino più forte. Lo so, tesoro, mi devi perché dire. Perché bisogna sempre rivolgersi in alto. Tu sei rimasto... Al piano terra. Io al massimo posso andare, c'è un signore in soffitta, posso chiedere a lui. Prova, ma secondo me la vedo dura. Questa era la reazione alla mia battuta. Allora, tu sei un'artista completa, hai lavorato in TV, al cinema, teatro, balli, canti, reciti. Detto ciò, mi vuoi sposare? La domanda di riserva? Ce l'ho. Vai. Gentilissima. Quali di tutte queste numerose esperienze lavorative ti è rimasta di più nel cuore? Hai fatto tante cose in televisione, al cinema. Qual è la cosa che ti è rimasta di più? Questa è seria. Ah, la cosa, beh, sicuramente l'esperienza di Ballando è un'esperienza. Quante puntate hai fatto? Beh, tu calcola che quando noi facemmo Ballando la prima edizione era un programma che sarebbe dovuto durare 3 puntate e basta, un programma su cui non puntava nessuno, tant'è che quando me lo proposero me lo sconsigliarono, no, non lo fare, tanto un programma così pilota, lo provano ma lo chiuderanno subito. Bene, da 3 puntate ne facemmo 9 e lo dovettero sospendere perché iniziava Sanremo e non c'era più la possibilità di andare avanti. Quindi pazzesco. Eravamo in 6 concorrenti che alla fine ci hanno fatto ballare polka e mazurka perché non si sapeva più cosa fare per andare avanti. Quindi tu però... ti sei trovata nel posto giusto, nel momento giusto, però hai avuto anche coraggio e ci hai creduto. Ci ho creduto, io l'ho voluto fare fin dall'inizio perché comunque, sai, è troppo facile, no? Salire immediatamente sui carri vincenti quando dicono vai, fai questo programma che sicuramente va bene. Era anche una sfida provare a fare un qualcosa dove tutti ti sconsigliavano. E noi te ne diamo merito di questo. Poi alla fine sì, mi ha dato ragione, insomma, ci ho creduto e mi è piaciuto molto. Sei innamorata ora? Sì, da morire. Sei innamorata? Sì, tanto. Anch'io. Ah sì? Di chi te? Pensavo che stessimo parlando delle stesse persone. Non credo, comunque vai, dimmi. Mi vuoi sposare? Ah no, questo è già te l'ho chiesto. Quali sono i tuoi prossimi progetti oltre che venire a vivere con me? Già questo è molto impegnativo, quindi io già con questo devo dire che ci sto... Ma ti rendi conto? Iette dentro casa, a mangiare tutto il giorno. Ma a mangiare tutto il giorno? Te a mangiare tutto il giorno, non lo so io, guarda che lavori. Ma ancora niente, è proprio lo sport che ti piace di più, c'è una cosa che non riesci... Lo sport che mi piace di più? Qual è? E dribblare tra la pasta con i maccheroni e il secondo, un po' di carne mi fa impazzire. Sei meraviglioso. È vero, mangi dolci, una cosa. È bello vedermi mangiare. E io godo a mangiare. Cioè, quello... Godi proprio, è la cosa in assoluto. Te per te quando dici andiamo a tavola, ecco, basta, proprio raggiungi in ma assoluto. Potrei fare anche altre cose. Se... Ah no, non lo so perché ti sento parlare sempre di mangiare da stasera quando sono qua. Mi sono bruciato con le mie mani, va bene? A parte gli scherzi, cosa hai in cantiere per il futuro? Dici una cosa, lo so che non si dice per scaramanzia. Sì, allora, dunque, tu sai benissimo che l'anno scorso mi sono dedicata un anno completamente al teatro con La Febbre del Sabato Sera. Quest'anno me l'hanno riproposto, insomma, sicuramente del teatro, però no, c'è televisione, fiction, quindi insomma stiamo lavorando per quello. Quindi beh, in bocca al lupo di Camera Smile è questo. Grazie. Crepi il lupo. Allora, io voglio... Se tu sei d'accordo, concluderei come abbiamo iniziato, se ci rimettete la base iniziale.
ti mando via con l'applauso del pubblico facendo il passetto di Stay Alive. Lo facciamo insieme? Volentieri, sì. Signori, Ora Borselli, quindi la fase di Stay Alive. Sono stata benissimo. Questa è così. Grazie. Vieni, poggiamo questa. Vieni qua con me. Dalla